Ciao ragazzi, ciao ragazze, sono Ronno e questo è il mio amico immaginario Tritolo e questo in teoria è MG Planet Station. Sembra che mi sto vestendo da cameriere per lo chef Cracco, ma in realtà sono a Novegro, Festival del Fumetto e insomma, è dito Papillon. A breve scopriremo tanta bella gente, faremo un po' di video, cazzate, vediamo cosa c'è qui dentro, dai! Sto facendo una fatica boia a trovare l'entrata, cioè questa è la condizione della strada. Adesso mi cade la videocamera nel fango e bestemmio. Speriamo che trovo l'entrata. E chi sono queste impronte? Bella! Ho trovato già qualcuno, andiamo a seguire questa sniper wolf, andiamo, subito, andiamo. Velocissimi. No. Il problema è che con questa maschera io non vedo niente. Vabbè dai, io vedo un pochino di più. Ah vabbè, io vedo già un Raiden, un... È una mossa che non è più spike. Come ti chiami? Flavio. Flavio. Sei vestito da Raiden. Quanto ci hai messo questo costume? Circa 4 mesi e mezzo. 4 mesi e mezzo. Ma una domanda, quando ti sei trasformato in cyborg, hai perso tutto? Non tutto tutto. Quella cosa lì l'hai persa? Quella l'ho voluta Ragazzi, mantenere. L'hai voluta mantenere. Dentro qua l'entrata. Ma... Manda un saluto alla comunità di Metal Gear Planet. From Jack the Ripper. Gente. Occhio all'acqua, school face. Non esquivare, non mi entra tanto. Standing. Bondi. Nomi. Big Boss. Scarface. Nella vita reale? Nella vita reale? Soldato di Ventura, mercenario. Pensavo dicessi Alberto. Mark. Mark. Ah già, tu fai fatica a parlare, vero? Bisogna svelare la propria identità. Sì, è un po' incazzato con me, sì. Cos'è che ti ha fatto? Caz, butta giù quell'aereo. Caz, butta giù quell'aereo. Attivo. E che Caz? Allora, io ero arrabbiato con lui, però dopo ho fatto pace. E in effetti... Ti voglio bene. E in effetti gli ho mostrato anche il mio Metal Gear. Sì? In che senso? Ma è un gioco di parole? C'è sotto qualcosa? No. In che senso? No, no, no. Nessun animale viene maltrattato in questi scene. Dove hai lasciato le pecore? La pecora è a casa, dell'Ambra però. Va bene, dai, ti ringrazio per tutto. Flavio Simone Valdar, mi trovi su Facebook. Sì, anche se... Nove? Tu ce l'hai, Luke Nakamura. Aspettiamo dentro. Sei? Solid Snake. Una domanda, Solid. Cosa hai pensato quando hai scoperto che in verità sei un clone? È stata un po' una delusione perché credevo di essere unico, però è andata così. È andata così, mi spiace tanto. Dai, ti aspetto. Sarà una cosa difficilissima per il resto del mondo. Vai. Quanto è il peso specifico di una cassetta intera di Caro di me? 2,8. Quanti poligoni hai più di me? Svariati. Credo 1,5 milioni in più, circa. Ma la domanda è, da quando ti è nata la passione per le scatole di cartone? Da sempre. È una cosa che hai da bambino. Tutti i bambini quando gli arriva il giocattolo bello non cagano il gioco e usano la scatola, quindi poi rimane. Ciao, un saluto. Io sono di scuola. Ciao ragazzi. Some more set shopping.
mio Dio. Di chi sono queste impronte? Ciao amici. No, vabbè, lui è senza maschera. Ciao amici. Non sono presentato. Qui c'è un paradosso temporale. No, non è un paradosso. No? Ah, vero, perché ma non è ancora naked quando... No, vabbè, è un paradosso per come è vestito, ma ci conoscevano come si fa. Sì, cioè, lui... Adesso la sta reclutando in Fox Sound. Devi mandare a fanculo. Non è ancora nata lei nel 1964. Sì, infatti. No, però poi dopo si... È un paradosso temporale, assolutamente. Se ci mandano a fanculo. Vabbè, quindi Scuffese in realtà sei tu, perché comunque... Ora milito nella banda Bassotti. Ma tu sei Nathan Drake. Allora lo sai. No, vabbè, continuiamoci di un selfie video. Ciao. Ciao, io sono James Bond. E io sono Sniper Wolf. Nella vita reale? Daniela. E ci sei rimasta male quando ti hanno ucciso qui sulla neve? Abbastanza. Un po'. No, abbastanza. Speravo di comparire da un'altra parte, in un altro gioco, invece niente. Vabbè. Morta. Nel primo, morta. Mi spiace. Un salutone. Ciao. Stiamo provando a fare un video con i lupi, una foto con i lupi. Balla con seduta. I lupi. Seduta. Dai, giriamo, balla con i lupi 2, la vendetta. Chuck, prova numero 117. Seduto. Giù seduti. Seduti. Astrid, guarda cosa io. Ciao, tu chi sei? Ciao, operazioni speciali Fox Sound, Revolver Ocelot. Nella vita reale? Nikolai Von Drake. Sei un po' stronzetto tu, Ocelot, vero? Sì, abbastanza, mi piace. Sono sadico, mi piacciono i revolver. E se posso torturare qualcuno sono molto contento. Andan un salutone. Ciao a tutti di Metal Gear Planet. Ciao. Tu chi sei? Davide Fasce, aka Solid Snake di Metal Gear Solid 2. Ci sei rimasto male quando hai scoperto di essere solo un clone? No, però sono un clone venuto abbastanza bene, direi. Quanti poligoni hai più di me? Almeno 5, dai, un po' più definito lo so. Vai un salutone. Ciao a tutti ragazzi. Freeze! Di Roma. Vai. Io pensavo fosse inglese. Perché devi essere? Mi fa la foto. No, non sei capace. No, ancora no. Questa pistola è un disastro, guarda. Sono qui con Liquid Snake in un set di film porno anni 80. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Chissà che me l'hai già detto prima. Non è che è un clone tu? Gemello. Cioè quello buono o quello cattivo? Sono quello più bello. Quello più bello. Quello che fa film porno anni 80. E ci sei rimasto male quando hai scoperto che hai geni recessivi? Non è vero. Poi vabbè, ci sa com'è. Brother! Ciao! Oh, ciao Paz! Non passa l'autobus! Come ti chiami? Pacifica Ocean! Me la dico dopo diversa la Costa Rica! Lo so, un po'. Te l'ho un po' abbandonata qui! Oh mio Dio, tu sei Snake! Il leggendario Snake! Questo è un paradosso temporale, lo sapete? Tu non hai visto nulla! In effetti sì! Se non fosse che sei un po' esplosa. Some more stuff shopping.